Ed eccoci qua, sempre agguerritissimo, per vedere come va a finire. OBS? OBS pronto, OBS? OBS. Ah, ecco, è vivo, perfetto. Dicevo, non mi ricordo, mi mette sempre queste due scelte, io cosa ne so dove l'ho lasciato. Boh, facciamo qua, non lo so. No, perché in realtà dovrebbe essere sempre scelta migliore, perché al massimo coincidono e quindi va bene, quindi dovrebbe essere quello giusto. Ok, immaginavo. Indicazione, che bello che sei gioco, sei bellissimo. Allora, non questo magari, eccola. Vediamo se mi ricordo come si gioca. Oppete. E via! E invece. Si gioca già? Oh, che bello! Bang! Coglione! E va giù, salve! Occhio! E muoio! Oh, grazie! Attenzione, sono sul molo! Oh, merda! Fuoco! Fuoco! Non so se in realtà questo lo posso mettere a schermo intero, anche se in realtà si vede anche bene. Lascia fare. Va bene così. Allora, sul molo. Ovviamente devo andare di là. Voilà, voilà, voilà. Questa scialuppa è mia, figli di puttana! No, Venite a un colpo aspetta! se ve la lascio! Si stanno divertendo senza di me. Aspetta che arrivo! Oh, ma non è possibile che sono l'unica che può salvare la situazione, anche gli altri sono armati. Ah, c'era quell'altro pulsante. Ecco, va, forse è meglio, effettivamente, perché io lungo mi ricordavo che Tutto qui avessero non è messo cosa che fare, voi una barbari. soluzione. Mi Arrivo! ritirano! Proprio quando arrivo io, ma lo fanno apposta. Uè, come va? Reyes, sei ferita. Grazie. Sono un po' Succede. basso? Pensavo fosse finita. Non ne vedo altri. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Sta Mattias. cosa è Dovevamo strana, eh? ascoltarti. Eh già, Che proprio sì. stupida sono stata. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione, Hai ma... visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes. Tocca quindi. Secondo me dovremmo fare come dice Lara. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che vuoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Cosa cambia? Ok, allora prendiamo il largo. Come fai a fidarti di uno a cui non credi? Cioè, boh. Sali a bordo quando sei pronta a partire. Perché non dovevi essere pronta? Ma che ci sono i facoceri, i cinghiali? Che è qua? Mi sta salvando qua perché? Eccoci quello che non ho
riesco ad arrivarci. Oh, eccolo là, il cinghialotto. Dove scappi? Ma dove corri? Dove? Però non mi aggancia. Ah, bravo, fermo lì, bravo. In the face. Voilà. Mio, 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 mio. Troppo forte. C'è qualcosina che posso livellare qua. L'attrezzatura ne ho. Ti direi... questo che devo fare, sì. No, c'è anche il doppio caricatore. Aumenta la velocità di ricarica. Mica male questo, mi piace. Tan. E dunque, riportami pure di là. Dovremmo essere comunque in zona, eccoci. Prontissimi, si parte! Perfetto. Lara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No, ma dimmelo lo stesso. Bella risposta. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scatenare le tempeste. Distruggendo il corpo, le tempeste si placeranno. Sembra okay. Troppo facile. E perché Mattias vuole sempre? Non lo so. Ed è questo a preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è? Ma non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamo. Dai, yeah. No. Tu e Reyes sorvegliate l'ingresso principale mentre io cerco sempre. Vuoi andarci da solo? Tutta da solo, ovviamente. Più probabilità abbiamo di farci scoprire. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare solari, ma anche altri. Samurai, la guardia tonante della regina del sole. Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Giusto, direi di sì. Non ti dirò addio, perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. Io toccherei il ferro dopo sta frase, però. Un'usatina e via. Quindi la sfida finale? Cosa c'è? Cosa c'è? Non so se... una parete adatta a scalare, anche perché qua c'è un cosino, però non vedo posti dove poterlo fare. Però c'è una campana gigante, secondo me si schianta. Sì, secondo me si schianta, esatto, avevo capito bene, perfetto. Ah, però di qua, scusate. Ho visto. Ah, adesso tutto ha più senso. E si parte. Voilà, stesso tasto, perfetto. Certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Premio Nobel in arrivo, James. Un po' meno, però. Che sta facendo? Sono il dottor James Whitman. Vengo in pace. Vi porto la vostra nuova regina. La
regina. Come si dice in giapponese? La vostra... Joe. Ma il fratto! E lo uccide così. Hanno preso in giro dal fin dall'inizio. Anche meno però. Ciuchino, così. Adesso si ride. Contro i samurai facciamo. Aha. Oh yeah. Tutto chiaro. Vai. E si vola. Esperienza, ho scalato una montagna. Un questo ostacolo qua perché dovevo scalarlo, non è che. La guardia di Nante protegge la regina dopo tutti questi anni. Ebbene sì, non ha un cazzo da fare, si vede. Salve. Devo affrontarli. Però hanno degli elmi potenti, non so. Ecco, forse è meglio che se ne vadano. A posto. Tarà tarà. E adesso? Ah. Stealth così non riesco. Bisogna stare calmi qua che un attimo. Ma quanti sono? Bella processione qua. Oh ma veramente? Sono infiniti per caso? Mica mi vedono, no? Perché hanno le armature, tecnicamente non dovrebbero vedere la 360. Però il designer non sono io e quindi potrebbe capitare di tutto. Ma sei scema? Ah, sono sotto, ah. Cosa? Cosa? Non mi hanno mica visto. Stanno attaccando. No, sono io cretino. Ok, ok, ok. C'ho le punte, pensavo si potesse appendere. Aha. Guarda quanto è Assassin's Creed questo momento. Ce la farò anche questa volta. Per forza, dobbiamo fare una trilogia, fai te. No, no, l'assassino da qua bisognava fare. Lanciami, va bene. Ula. No, dai. Ah, no, male, ok. E così l'hanno vista lo stesso. No, come la co... No, da questo ricordato dalla Crash Bandicoot, no, però. Salve. Come ce la giochiamo? Ah, così, perfetto. Ocio! Aia! Ocio, dai che devo one shotarlo. Ole. Ma tu! No, e mi uccide, e niente. Calmi, con calma.
E opla! Ocio! Ma veloce! Olè, dai che è morto! Troppo forte, vai, vai, vai! Che siano sopravvissuti fino ai giorni nostri. Non è che devono sopravvivere, sono dei pirla che si vestono così, non è che... No, forse lo penso io. Eccolo qua. Stando alle parole del generale, la causa delle tempeste è un'anima intrappolata in un corpo deperito. Credo si riferisse all'ultima regina del sole, ma non capisco il ruolo di Nico in tutto questo. Ci assomiglia. E Mattias è convinto che Sam sia fondamentale. Ah, ma in realtà li mettiamo tutti tanto, non è che... La sala sacra è al centro di tutto, ma raggiungerla non sarà facile. La guardia tonante ha giurato di proteggerla. Devo farlo. Ma tremo al solo pensiero di ciò che troverà là dentro. Non lo so, non so quanti pezzi abbia, però. Oh, ce li ha! Vai! E oggi va così. 9 su 10, ho detto che siamo quasi alla fine. Eravamo però di qua. No. Meno male che c'è il punto. Mamma mia. Ma come fanno? Mi viene una cervicale questa qua. No! Sam! E invece sì, poteva rispondere. Ok, Jonah, ecco che arrivano, alla torretta! Ci sono, dimmi a chi sparare! A chi? Nome e cognome, mi raccomando! Fatevi sotto, bastardi! Occhio, alla tua destra! Non trattenerti, respingiamoli! Eccomi, eccomi, che saltello in tutta libertà! Non più. Ah sì? Ci scateniamo? addirittura! Da dove? Coglione! Aia! Mi brucia la faccia! No! Aia! Minchia, la imbaggio! Olè! E intanto! Olè! Aha, coglione! Oh, piglialo una volta, però! Ocio! Ma sei scema! Cos'ho evitato? Ma dai! Mi evita solo una volta. Mi sa che devo essere un po' più severo con le armi. Devo andargli un po' più forte. Volete le cannonate? Pigliati sta cannonata! Lo senti questo? Salve! Quale episodio? Ehi là! Ehi! Contro i samurai, visto? Ah, ok. Ocio! Ma figa! Spari! Ore! Mi chiamano proprio antiproiettile, la loro divisa. E di cosa? Pazzesco, eh?
Così ridendo scherzando ce l'abbiamo fatta. Ah no, ecco la clip. Eccoli di nuovo. No, questo è grosso, questo è grosso. Madò, questo è grosso, eh. Ti muovi. Boh, merda. Oh, occhio, eh. Ma dammi quell'infuocato. 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 Thank you. Olè. Ah, no, questo è, perché questo è più duro degli altri? Olè. Ma sei scema. Salve. No, dopo che ho affrontato due di quelli là, magari. Oh, sta buono. Guarda il campione lassù, t'ho visto, eh. T'ho visto. Dove credi di andare? T'ho visto, piglialo, piglialo. Come scappi, guardalo là. Con calma là, tanto. Salve. Dovrebbe essere quasi alla fine. Aia, questo fa male. Occio. Non salgono? Quanto? A salve. Occio. Ah, ah. Piglialo. Oh. Questa è scema, aspetta che mi piglio il fucile. Oh, non mi fa, vero, vero. Ah. C'è ancora gente, oh. Minchia, vi spacco. Dove vado, dove vado? Bravissima, mai più. Da dove? E non lo piglia. Spazzina, attenzione, nuovo achievement. Che volo ha fatto? Salve. Ah, ma questo qua non sa usare lo scudo. Olè. Ah no, è morto, perfetto. Calmi, calmi. Dai, 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 che li spacchiamo. Salve. A posto. Finito? No, Dove cazzo siete? Eccolo. Bravo coglione. Aspetta. Perfetto. Salve, salve, meno, però. Ole. E poi? Qui c'è la stiporta a memorina Lala, il gemello centro per lui, c'è quello che vola, metti nelle sette, fa una capriola, occhio alle finestre. Addirittura, dammi la mia... Olè. Olè. Dove siamo? Porca miseria. Dove vai? Minchia la... Ma to che macello che fanno. Ah. Ah.
guardalo lì, guardalo lì. Mira perfetta, troppo buoni, troppo buoni. Guardalo lì come pusha. Ma sei scemo? Scusa. C'è una bomba. Oh, salve. Non è che posso pasticciare un attimo lo sto compare, no. Salve. Non a lui. Piglialo. Ma sei scemo? Questa qua non sa mirare. Occio. Olè. Lo piglio, mio. No, dai, durante l'animazione non vale. Minchia, no. Non è giusto, non è giusto. Aia. Olè. Ah, vai. Che fatica. Minchia, là, con calma, eh. Occio. Muoici. Eccolo lì, a posto. Dove l'ultimo stronzo che camperava? Spara quello! Spara la bomba! Buongiorno Lara, comunque. Minchia. Oh. Olè, t'ho preso, stavolta. E beh, se però non sparo dove dico io, non male. E così ritende scherzando ce l'abbiamo fatta. Allora. Sì, chiaro. Perfetto. Meno male che mi ricordo le meccaniche. Questa è carica, sì, carichissima, sì. Ci sto mettendo di più con God of War 2 che con Tomb Raider. Non so se è normale questa cosa. Eccolo là, the big one. Ma perché col guissino l'affronta? Ah, volò via. Oh, come se niente fosse, andiamo tranquillamente. Ho capito. Campeggio, vai. No, niente punti abilità. Fucilazzo a pompa, facciamolo. Dai. Aggiungiamo unità di fuoco alternativa che riduce l'espressione grafica con agitata migliore. Subito. Testa a testa, vai, testa a testa. Ha messo? Ecco, quella che mette tutti, ogni singolo out. Ogni singolo audio. Oh no, il puzzle no, era così divertente sparare a tutti, perché? La tua è follia, questa è magia. Non puoi fare nulla ormai.
tuo bastone. Tu stai cercando solo guai. Direi che qui. Ma non sai leggere la categoria del cellulare? È strano. Tu ci sarebbe fatto benissimo, a quanto pare. Allora, questo com'era? L'ira degli dei, tu scatenerai, ti inginocchierai a noi. Su, scuotiti un po', così lotterai. Non devi aver paura, sai. Dici un po' quello che vuoi. Poi tanto ti piegherai. E non c'è più alcun dubbio, stai cercando solo. Stai cercando solo. Stai cercando solo. In tutto veramente. Non lo so, non mi convince per niente questo. Forse ho sbagliato, eh. Ah no, posto. Tempo fa. Dico, non si vede la categoria cellulare. Ti narrò di quell'isola. Civiltà. Senza età, senza ombre, né inganni, né ipocrisie. Eccolo, vai. No, no, è generico, ho scelto proprio quello giusto, perché sennò era quello PS1, eh. E mo ci si... Ah, forse l'ho capito. Infatti, quella giusto, quella nuova. Vai, vai, spaccalo, spaccalo. Proprio, tra l'altro, perfetto, ha lasciato esattamente quello che mi serve per arrampicarmi. Che comunque, è intelligente, eh. Allora, non so se l'avevo già detto, comunque lo ripeto sempre. Il fatto che sia una Tomb Raider diversa, non una Lara Croft. Il fatto che sia una Lara Croft diversa non significa che sia virtù il gioco, che è una cosa diversa. Indietro forte si va e sarà, si sarà una nuova e grande civiltà per noi e per chi imparando dal passato scoprirà che cos'è la libertà. Caio Verdi sono un duro, guarda santo anche canguro. Tirami fuori, tu sai perché io sono come te. Salverà il mondo se salvi me. Come va la vita, eh? Come va? Ma forse devo... Non è che devo... Magari... Perché... Allora... Io pensavo di approfittare della gabbia. Non so se la posso usare come mezzo di trasporto perché è molto precario. Vediamo se ho ragione. No, assolutamente no, aia. Va bene. Eppure, aspetta, forse ci sono ma non così. Forse ci sono ma non così. Solo che non essendo elastico proprio come Ezio non riesco a fare certe cose che vorrei fare. Metti il comando Neko. Addirittura. Ce n'è sempre una. C'è il comando Neko, se vuoi. Già, io l'avevo visto questo pezzo, mi ricordavo. Era complicatissimo. Tutta per te, esatto.
ricordo più. Moro per salire tipo sulla tettoia per poi scendere sulla gabbia, però è strano e bello guardare da qui e vedere le case piccole così il mondo cambia da quassù, non apparire più tutto questo. Ho un'idea geniale, ho un'idea geniale della vita. Forse ci sono. E credo che questo si può abbassare, dico bene. Però non mi ricordo a quale si riferisce. Forse all'apertura. Sì, perfetto, perfetto. Ce l'ho fatta, adesso. Mamma mia, che illuminazione a casissimo. Ah ah. Eh sì, mi fa anche una ripresa, quindi è per forza così. Guardatemi, sembra un gioco. Minchia, non salta bene. Guardatemi, quasi un gioco. Che tra l'altro è la stessa cantante del Circo della Vita, tra l'altro, sempre Ivana Spagna. Forse non così lontano. Qualcos'altro, ma vuoi vedere che no, ma da per terra non avrebbe senso sparare. No, no, funziona. Ma potevo farlo prima di spaccare la porta. Ah, ci arriva, io che cazzo ne so che ci arriva. Per le strade noi felici. Lo servirebbe uno slancio. Oh, ma c'è sempre un problema, non è possibile. Potrebbe arrampicarsi sulla catena, però. Dettagli. Un'aria come questa se ne va. Via che va. Siamo gatti. Salto? No, non ci arriva. Immaginavo. Siamo gatti, beati noi. Perché una persona dorme? Sono un gatto, sono fiero e soddisfatto. Come? Perché dovrebbe dormire? Infatti, non dovrebbe. Chi è che dorme? Preferisce dormire. Ovviamente non ci avete giocato. E dipende. Faccio tardi ovviamente se domani sto a casa. E mo che cazzo devo fare? Qua non c'è niente. Mi è venuta una mezza idea, però mi fa strano che funzioni, perché praticamente devo sfruttare lo slancio e saltare al volo. Lo fa! Ah!
Mamma mia. È una follia, ma è andato. Ok. Chi è Anomi? Del sole. La prova in cui la regina sceglie la sua erede. La sacerdotessa prescelta entra nel monastero. Sono cazzi suoi. Riceve il potere e diventa la nuova regina. Un momento. Sai quante persone hanno dato l'anima per questo? Per la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. Ed è tipo Conan, ha capito tutto. Non ereditano il potere. Ricevono un'anima. Tipo i senatori. Queste regine erano... Eri tu, il mico. E niente proprio di meno. La prima e ultima. Oddio. E la prossima è Sam. E culo, eh? Ma lei non l'avrai. Ah. Ok, hai parlato con l'estate tutto il tempo. Che un bello. Un ricettacolo per l'anima della regina. Devo fermare questa follia. Ma a me piace tantissimo lo stesso. No. Ah, sbagliato tasto. Vai. Minchia, che potenza che ha. Perché? Ma di qua invece? Ta-ta-ta, ta-ta-ta. E che a te non piace? Ta-ta-ta, ta-ta-ta, si saltella, si saltella, si saltella, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Andiamo per i boschi, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Però l'altra porta perché? Forse dovevo prima andare dall'altra porta. Mi sa di sì. Però di solito... No, però in realtà avrebbe senso che quella chiusa è quella segreta, diciamo. Ma poi un attimo, perché... Semplicemente... Square Enix, che tanto odiate senza motivo... ha fatto sta trilogia prendendola larga, quindi magari dal 2 o dal 3 si vedrà la Lara Croft piuttosto. Adesso è un po' impacciata perché è la prima volta. Ma porca miseria, la porta di prima, niente. Adesso dice l'hai aperta, eh? Campeggio. Non potrò più usare il viaggio rapido dopo questo accampamento. Addirittura così me lo dici. E non ho ancora potenziato come in tutti i giochi. Non finirei mai di potenziare tutto, tutte le armi. Duecento mi sa niente, però. E non è mai un errore. Non ti ricordi cosa hanno appena riscattato? Finiremo. Perché lo fai, Mattias? Credi di essere tanto eroica, Lara? In effetti sì. Io sto solo lottando per sopravvivere. Tu quante vite hai spezzato facendo lo stesso? Qui non ci sono, ma solo superstiti. Il mito è pericolosa, Mattias. È furioso, vendicativo, troppo potente. Una mortale in cambio di una regina. Questo è il prezzo della nostra libertà. Ed è scappato di nuovo.
Allora, dove? Dove? Ah. Quasi con lo fuoco, quasi. No, basta, Paolo, voglio combattere! Padre Riccardo contro i tutti a guerreggiar, e quel buono a nulla fa tutti quanti tribolar. Fenomeno d'incapacità, nei libri di storia lui sarà il re più fasullo d'Inghilterra. Ma perché non si può ampicare? Perché ha deciso il gioco? Quell'avido cupido, parido stupido, con lepido. Ma sono storto, che cazzo vuol dire? Ladro rapace, è incapace, tu re fasullo d'Inghilterra, yeah! Come potrebbe girare mai? Queste finestre non le posso controllare. Ah! Era così banale. Stava un tocco proprio. Ah, di qua. Dove? Non c'è pietà. Tutta questa distruzione io la sento dentro me. Quante vittime innocenti. C'è un palo. Laggiù? No, non credo, più indietro. Infatti non lo piglia. No, perché se salto si schianta. Ma dove cazzo non ho messo la parete? Ma vabbè, quello, facciamo quello, va. Aspetta, no? Sì, in realtà è così. Ah! Ma no, proprio così. Nooo! Occhio! La catapulta! Lara, attenta, quei bastardi ti danno la caccia! Qui ma dici? È un po' dall'inizio del gioco che mi danno la caccia, no? Grazie, Reynolds. Tornate alla barca. Se non dovessi tornare... Non partiremo senza di te. Aspetteremo. Salto della vita. Dai. Si ritorna a combattere, quindi? No, ma questi sono forti. Andiamoli giù pesante. Addirittura! Finiti? Ah no, ecco. Allora, devi sapere che giorni or sono. No, sei una cretina che non sa appende. Or sono tre. Ogni mattina? No. Ma porca puttana! Ah.
devo andare su, solo che questa qua si appiccica lì e poi cade e non posso fare nulla se cade. Manco fosse proprio Prince of Persia, ma poi mi fai qualcosa se mi salto, no? C'è gli alpini qua. Ah, vedi che sono stronza, te l'ho detto. L'hai appena usato. E adesso che non ci sono più gli audio, ti annoi, eh? Dovrebbe buttarlo lì. Ma che ha? Pronto, devi buttarlo qua. Ah, e prima non andava bene. Poi, madonna, una tragedia. Come fa a non venirgli la febbre e tutti i colpi d'aria del mondo? Non si sa, eh. Ma dove vai? Dove vai? Ah, ci siamo. Dai, già continua a muoversi, vuol dire che ci siamo giusti. No, accampamento. Un attimo, vado qui invasivo. Ma con 200, che cazzo? Ma perché? Cioè, se non mi dà neanche oggetti nuovi, come può pensare che io li ho ancora? E dunque? No, con questa inquadratura vuol dire che cadranno delle cose. Dai, là. Ce la puoi fare. Ma porca miseria. Uno per uno vuoi fare? Che animazione è questa? Vai, su. Che fatica! Non capisco che... se sei scema però, Cioè, a un certo punto sta lì così, che gli arriva tutto il freddo addosso e non c'è niente. E cosa vuoi da me? Salire in qualche modo. Ah, di là. Forse adesso sarà più scorrevole. No, là. Niente, volevo saltare per appendermi. Non riesce, non ce la può fare. Beh, non lo so io. Se balla, non so. E va giù. Gli dico di andare su e questa va giù. Adesso ho capito. Minchia, se cade tutto.
Eccoci qua. Ridendo e scherzando ce l'abbiamo fatta. Oh, grande regina, ti ho portato un nuovo ricettacolo. Riversa il tuo potere in queste membra mortali. Riversalo e rinasci. Riversalo e svegliati. Funziona per davvero. Utile questo lancio. Oh, pensavo di guardare la soffrire. Ta ta ta. Si combatte. Ah, Ma porca miseria, Non siete scemi. Dov'è? No. Ti spacco. No. Aia. Aspettalo. No, girati di qua. Perfetto. Aia. Sì. Distrutto tutto. Mo ci si diverte. Allora. Oh, e va. Dai, vabbè, che cavolo. Dai, è proprio l'ultima battaglia, sembra. Andiamo di Mitra, va? Dai, ti muovi! Ho capito! Olè! Guardali il camper. Olè. Bellissimo. T'ho preso stavolta. Le tempeste che lei stessa ha generato, tra l'altro. E dei torrenti. È sempre fortunatissima. Dove va? Beh, non devo neanche più combattere. Ancora, nonostante tutto. Oh! Tabula rasa addirittura. Troppo gentile, troppo gentile. Preso, salve. No, da dove? Ole, a posto. Ancora che spara, ancora. Adesso salgo, guarda come salgo, Dai, come non sali?
A posto. Quindi... Oh, salve. Ma non mi fa andare. Olè, l'ho preso. A posto. Olè. Piglialo. A posto. Oh, si è caduta la piattaforma proprio per me. Dai, che l'hai preso. Devo correre qua. Bravissimo. Eccolo, dai. Dai che ci sei. Dai, dimmi te, c'è uno che sta dormendo tranquillamente da millenni, arriva uno a ripetere svegliati, svegliati. Questo è molto grosso. Ma non dovete far spawnare anche quel base? Ah, c'ha la schiena scoperta. Ma scusami, ma da quando c'hanno la schiena scoperta? Ho preso, eh. Non è qualsiasi altra arma. Ecco, tipo questa. Aia. Oh, t'ho preso stavolta. Oh, show. Salve. Cambi pattern? No, non gliene frega niente. Pigliano. Almeno una volta. Vai così. Vado, sono pronto. Non posso fare nulla. No, ecco, lo sapevo. Ma dai! Vale, a posto, a posto. Scivola, fai qualcosa. Dai. Ocio. Aia. Veloce! No, costa armi, però aspettalo. Ocio! Ok, 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 ok. Di nuovo, vai! Ma ancora! Aia, madò, questa fa male. Alla faccia scoperto lo stronzo. Bella lì, bella lì. E muori, muori. A posto. A posto, anche se ho sbagliato il tasto, gli è andata bene lo stesso. Ta ta ta.
Ah! Ah, sembra non abbia più questo. Aia. Che pistola ha? Ma quanti colpi piglia questo? Ma è fatta, se invece ci ho messo 3 ore. E c'ha anche riflettuto, tra l'altro, perché poteva essere una decisione difficile. Scherzando, l'abbiamo finito? Va tutto bene. Mi hai salvata. Lo sapevo. Te l'avevo promesso. Se no, un cazzo, Sì, anche meno, proprio dietro la luce lì. Ridendo e scherzando è finita veramente. Ecco Lara, insieme a Sam. Ce l'ha fatta. Penso che se la caverà. Che è successo lassù? È finita. Possiamo andare. Bene, scappiamo da questo inferno. E voilà, e anche questa avventura è fatta. Sono stata ingenua. Stupida. Un po'. Per anni ho odiato mio padre, dubitando di lui come tutti gli altri. E invece aveva ragione su molte cose. Magari potessi dirglielo. Ci sono così tanti misteri che un tempo avrei liquidato come semplici storielle, ma la linea fra i miti e la verità è sottile e indistinta. Mi servono risposte. Ma quali domande? Oh, nuovo achievement, attenzione. Serve qualcosa? Che ti fai i cazzi tuoi? No. Non so cosa ti sia successo su quell'isola, ma dalle ferite dalla faccia che ti ritrovi forse non voglio saperlo. Presto saremo a casa. Evviva. Non tornerò a casa. C'è di meglio da fare, perché sennò a casa cosa fai? Una strada ed è fra noi, e qui fra noi. Ed è proprio finito giusto alla fine della live, che bello.
Cioè, ti è piaciuto giocare? Abbiamo lavorato tanti, ma anche meno, non è che c'è bisogno di dirlo. Madonna, non è che siete uno studio indie, porca miseria, che dovete ringraziare così tanto. Guardali là, i bellissimi. Con anche la maglia bendizzata, che bravi. Cos'è fa Napoleone con la maglia e con la mano dentro, po'? Ho detto il 2, giochiamo la trilogia. Sì, infatti, guardali là, fieri. Cosa ti scongiuro? Comunque gli schimbo, non lo so. Io mi sono divertito tantissimo. E comunque, dai, abbiamo capito. Hai completato la storia al 64%! No! Te lo scordi gioco che vado sull'isola di nuovo. E quindi, dai, ridendo e scherzando ce l'abbiamo fatta, eh! Che dire, non vedo l'ora perché mentre questo primo capitolo l'ho giocato una volta prima e quindi come vedete più o meno mi sono destreggiato perché sennò cucazze. Il secondo e il terzo proprio zero, non so nulla perché li ha regalati Epic dopo che ho preso queste, quindi ci sarà da ridere. Boh, quindi ci vediamo ancora domani per God of War 2, ma soprattutto il prossimo venerdì per giocare a Rise of the Tomb Raider. E lì dovrebbe essere, visto che è l'alba, uscirà la vera Tomb Raider che tutti conosciamo bella cazzuta e meno imbranata. Quindi vi ringrazio come sempre per la visione. Ho detto che l'inizio è il prossimo venerdì. Grazie per la visione e ciao da Mr. Watty.